Ciao a tutti amici di xmardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il nuovo mouse da gaming con sensore ottico Corsair Qatar. Partiamo velocemente dalla confezione e come sempre notiamo il nuovo design scelto per la divisione Corsair Gaming, quindi una colorazione nera con qualche tocco di color giallo. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, il nome dello stesso, alcune caratteristiche intorno all'immagine principale, caratteristiche che vengono riportate insieme alle specifiche anche in ambo i lati e ovviamente nella parte posteriore della confezione. All'interno della stessa troveremo vari manuali, quick start guide, una guida per la garanzia che poi potrete leggere una volta acquistato il prodotto. Infine troviamo il mouse, il Corsair Qatar. Come notiamo, le dimensioni sono davvero molto compatte, così come anche il peso. E maggiori informazioni dettagliate le troverete nella recensione scritta, relativa a questo mouse. Design molto semplice ed elegante, una colorazione grigio scuro, grigio più chiaro, che contrasta molto bene. Nella parte superiore, e precisamente nel dorso, troviamo il logo dell'azienda californiana, il nuovo veliero. Nella parte avanzata troviamo due tasti principali, un singolo tasto per lo switch dei DPI che potremo impostare fino a 8000. Ovviamente sono DPI interpolati e non reali, diciamo, in quanto all'interno del Qatar è stato adottato un Navago A3090 che per sua natura non permette di portare i DPI a tale risoluzione. Nella parte avanzata troviamo una rotellina di tipo cliccabile, molto scorrevole, con una finitura gommata che migliorerà il grip e quindi lo scroll delle pagine o delle selezioni in gioco. Nel tasto di sinistra troviamo la serigrafia Corsair. Invece, spostandoci nel lato di sinistra, non troviamo assolutamente alcun tasto, troviamo semplicemente una superficie texturizzata per migliorare il grip e la presa sul mouse stesso. Stesso discorso vale anche per il lato di destra, il mouse Corsair Qatar, quindi come vediamo è di immediato utilizzo, molto semplice anche come design. Spostandoci nella parte inferiore possiamo notare tre mouse fit, di cui due nella parte superiore di medie dimensioni e uno leggermente più grande in quella inferiore. Notiamo anche come Corsair abbia ritagliato questi mouse fit creando una sorta di pumpkin face, quindi molto gradevole da vedere. Al centro troviamo il sensore ottico che abbiamo detto essere un Avago A3090. Nella parte avanzata del mouse possiamo notare questi sorti di intagli che rendono un po' il design del mouse più aggressivo. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma è semplicemente rivestito di gomma, quindi un classico cavo. E troviamo il connettore, a sua volta non è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto allo staff.